questo nuovo video. Oggi faremo un video su Italy vs Canada. Wow, ho fatto due video sul Canada, di seguito qualcosa succederà. Allora, prima di tutto voglio dirvi che forse questo sarà l'ultimo video che pubblicherò prima del matrimonio, prima di quelle cose là, perché non so se avrò tempo di filmarne altri prima del matrimonio, quindi se non mi vedete tipo per due settimane su YouTube non è successo niente. Mi potete sempre seguire su Instagram perché lì sarò molto molto attiva e dovete seguirmi là se volete vedere in anteprima le foto del matrimonio. Oggi facciamo un video che è un Italy vs Canada e parleremo delle spese quotidiane che uno deve affrontare in Italia e uno che deve affrontare in Canada, per capire qual è il paese più costoso tra Canada e Italia. Questa idea l'ho presa da Tia, che lei l'ha fatto però con l'Italia verso Stati Uniti. Io invece vi parlerò del Canada. Quello che io voglio specificare qua è il fatto che io sono pagata in dollari canadesi, voi in Italia siete pagati in euro. Quindi se io dico che una cosa costa 80 dollari, lo so che 80 dollari sono 60 euro, però per me 80 dollari è come se fossero 80 euro per voi. Devo specificarlo sempre perché ogni volta che mi lamento di qualcosa la gente convertisce i soldi e dice vabbè, di cosa ti lamenti? Mi lamento perché io sono pagata in dollari canadesi, mica in euro. Ok, niente, questa era la piccola premessa che dovevo fare. Allora, primissima cosa, macchina e benzina. Allora, io in Italia non ho mai posseduto una macchina, però i miei hanno posseduto una macchina, però so per certo che la benzina in Italia costa molto di più rispetto al Canada e che avere una macchina comunque è molto più affordable qua in Canada rispetto all'Italia, perché dovete capire che qua la gente non appena prende la patente, quindi stiamo parlando di gente comunque di 16, 17, 18 anni, hanno tutti la macchina. Hanno tutti la macchina, magari sì, perché magari i genitori gli hanno regalato la macchina, sia perché se la sono comprati da soli, sia perché magari gli hanno dato la macchina usata dei genitori, che ne so. Ovviamente dovete capire anche che tanti comprano le macchine usate, non c'è tempo di fare i fichetti. Io so che in Italia nessuno dei miei amici, nessuno di gente che conoscevo aveva la macchina usata, tutti avevano una macchina nuova. Non appena prendiamo la patente, cioè io onestamente, se avessi un figlio, una figlia che prende la patente, che un neopatentato, non gli darei neanche la bicicletta. Cattiva che suonava questa. No, non gli comprerei una macchina nuova, perché onestamente quando sei un neopatentato c'è gente che ha preso la patente ma non se la merita, quindi un po' meno, Quindi qua giustamente tutti hanno la macchina usata, nessuno si vergogna, pure la mia macchina è vecchia tipo di 12 anni per dirvi, ma va ancora da Dio, consuma pochissimo, quindi diciamo che ma che spavento, Gesù! Quindi possedere una macchina qua in Canada è assolutamente più realistico come cosa rispetto all'Italia. Poi c'è da mettere le mani avanti del dire che in Italia comunque abbiamo tanti tanti trasporti, che abbiamo i treni, che è una cosa da non sottovalutare. Emma, hai fatto rientrare la mosca in stanza. Diciamo che Trenitalia funziona quando gli pare, però comunque avere il treno non è cosa da poco, perché qua per spostarsi sulle grandi distanze devi prendere la macchina a prescindere, perché ci sono pochissimi autobus che collegano le città, perché comunque le distanze appunto sono grandi. Però a prescindere comunque non è impossibile avere una macchina, pure se sei uno studente poraccio non è impossibile averla. L'importante è prendere magari una macchina usata, quindi pagarla meno, una macchina che non consumi l'ira di Dio, e la benzina ha un costo abbastanza decente. Quest'inverno la benzina ha avuto un costo esagerato, più del solito, però durante l'estate costa dai 1,10 e 1,20 di dollari, quindi non è quasi niente. Ovviamente dipende anche dalle città, spesso nelle città più piccole costa di meno. Qua stiamo parlando di Montreal, quindi giustamente costerà sempre un pochino di più. Seconda cosa sono gli abbonamenti dei trasporti. Gesù Cristo, questa è una cosa che io piango ogni volta, perché io quando ero studente non pagavo gli abbonamenti, perché non vale per Montreal però questa cosa. Studiavo in una città più piccola dove se eri studente all'università di Sherbrooke appunto non pagavi l'autobus, perché era l'unico trasporto che c'era in città, era l'autobus, non c'erano metro, robe. Quindi non pagavo ed era bellissimo, quindi per 2 anni ho usato l'autobus senza pagare, poi mi ero comprata la macchina, quindi ciao. Qua a Montreal se sei studente paghi praticamente la metà dell'abbonamento, il che è molto, cioè è un bene.
Io invece che sono lavoratrice, sfigata, pago 85 dollari al mese, 85 dollari. Io uso la metro tutti i giorni, per carità, bla bla bla, però 85 dollari al mese sono un pochino too much. Quando soprattutto penso al fatto che io in Italia pagavo 25 euro per avere battello, autobus e tram. Un'altra cosa è l'abbonamento del telefono. Di questa cosa, se mi seguite fin dall'inizio lo sapete, mi sono lamentata un botto di volte, ovvero che io le tariffe telefoniche qua in Canada sono molto costose. Io per esempio pago 60 dollari al mese per avere tipo 8 giga chiamate e messaggi illimitati verso tutti, perché vabbè, qua i canadesi usano gli SMS, manco fossimo negli anni 90, loro li usano, quindi ha un senso, e le chiamate, non chiamo nessuno, nessuno mi chiama, cioè a cosa servono? Quindi principalmente io pago 60 dollari per usare internet, principalmente, cioè vabbè, questa cosa mi fa molto molto piangere, e ultimamente fa piangere anche lui, dopo che è stato in Italia e ha visto che pagavo tipo 8 euro al mese per avere un botto di cose. Questa cosa mi spezza ancora il cuore. L'altra cosa sono gli affitti. Allora, io devo dire che Montreal potrebbe essere paragonata a una città tipo Milano o Roma, come grandezza. Non so se mi spiego, non so se tipo è un paragone preciso o meno. Ovviamente c'è da dire che il Quebec, la regione del Quebec, è molto meno costosa rispetto ad altre regioni del Canada, quindi a prescindere, Montreal, nonostante sia una città molto grande e molto importante, costa comunque meno rispetto ad altre città, costa addirittura meno rispetto alla città come Quebec, che è anche più piccola, fa pure per freddo e non c'è molto da fa. E niente, quindi Montreal alla fine non è così male, però ovviamente di affitto comunque si paga abbastanza. Ovviamente ti parlo per me, che io vivo con lui, quindi siamo in due, ci serve un appartamento solo per noi. Quando ero studente però era una città molto piccina, non pagavo un cazzo, non pagavo proprio niente, pagavo una cosa come 300 dollari al mese, tutto incluso, e vivevo con altre persone. Però qua invece pago praticamente il doppio, paghiamo tipo 1000 dollari al mese, niente di incluso. Qua non si paga l'acqua, però si paga l'elettricità, quindi nell'elettricità rientra l'acqua calda, ovvero vabbè, l'acqua calda e il riscaldamento. Ovviamente durante l'inverno pagherai un pochino di più dell'elettricità, però, ripeto di nuovo, siamo in Quebec, qua l'elettricità costa molto meno rispetto ad altre regioni, perché qua si usa l'idroelettricità. Non so se questa sia la traduzione. Ecco perché a Montreal ci sono così tante compagnie di videogiochi, perché l'elettricità costa una miseria e quindi loro non vogliono pagare l'elettricità e loro hanno bisogno di tanta elettricità per fare i videogiochi. E niente, quindi sì, da un punto di vista le spese, diciamo, per un appartamento sono principalmente bollette e l'affitto. Quindi noi paghiamo 1000 insieme, quindi 500 a testa, e poi le bollette sono quelle dell'elettricità, che in inverno costicchia un po' di più. Per esempio, non so, pagavamo in inverno, forse pagavamo 80 dollari al mese, e durante l'estate paghiamo una cosa come 40 dollari al mese. Non so se sto dicendo cose sì e no, perché c'è il pagamento automatico, chi le guarda quelle robe. Quindi sì, quindi non, per le spese è quello, non c'è altro. Io so che in Italia ci sono quelle spese tipo per la spazzatura, la spesa per il gas, la spesa per quello, la spesa per quest'altro, le spese condominiali, che è quella roba. Quindi no, poi qua oltretutto non devi neanche dare la caparra quando prendi in affitto un appartamento, quindi cioè tu dici solo voglio l'appartamento, loro ti dicono va bene, benvenuto, fine, tu non dai la caparra, e se qualcuno vi chiede la caparra è illegale, quindi sì. Una cosa sono la spesa per cibo, cose. Allora, la spesa, vi dirò, ci sono dei pro e contro, sono sicura che però in Italia, con l'Italia comunque vince per costare meno per quanto riguarda la spesa. Prima di tutto qua costa tutto troppo, ok? Tutto costa troppo, pure nel negozio, pure nei negozi di spesa, cioè nei supermercati più pezzenti, quelli in cui io andavo da studente, comunque le cose costavano tanto, pure quelli tipo i no brand name, ecco. Ovviamente qua dovete anche capire che se siete italiani fissati con le cose italiane, scordatevelo, nel senso che sì, troverete quei prodotti, però costeranno molto di più, quindi please, visto che state venendo in un altro paese, non lamentatevi se la gente non ha i vostri prodotti, perché manco io quando torno in Italia trovo il mio burro d'arachidi
e il mio sciroppo d'acero, quindi shh. Bene, perfetto, quindi diciamo che per quanto riguarda la spesa, sicuramente qua in Canada ci sono più prodotti, non so come spiegarmi, cioè ci sono più prodotti tipo diciamo variabili, mentre in Italia abbiamo tante cose italiane, giustamente sì, l'Italia ha un botto di cose, un botto di formaggi, un botto di prodotti, cose che qua magari non li trovi. Io ovviamente vi dico, all'inizio magari ci soffrivo di più per certe cose, poi a un certo punto te la metti via perché o sei poraccio, quindi non ti puoi permettere un formaggio, o semplicemente quelle cose che mangiavi in Italia magari non è che ti piacessero, ma le mangiavi perché sì, tipo a me il ragù fa schifo, quindi per farmi capire, vabbè, adesso non lo mangerei perché sono vegetariana, però nel senso che non mi piaceva, quindi se non lo trovavo qua non era la fine del mondo. Però ci sono alcune cose che costicchiano purtroppo, e quando io faccio la spesa, anche se cerco di stare attenta, uno perché cerco di stare attenta a non usare plastica, cose bla bla bla, un'altra cosa, cerco di stare attenta anche ai prezzi e tutto, perché non vado mai al supermercato dicendo sì senza guardare il prezzo, purtroppo non sono ancora quel livello di vita, ecco. Però per quanto riguarda la spesa, molto probabilmente vincerebbe l'Italia, perché i prodotti assolutamente costano molto meno lì, a prescindere da qualsiasi cosa, che sia italiano, che sia boh, che sia altro, ma va bene, i supermercati italiani, giustamente uno compra cose italiane. Quindi sì, purtroppo la spesa è un fattore perché costa tanto. Poi ovviamente le schifezze costano una miseria, se tu vuoi essere ciccione e mangiarti tante cose di merda, è il tuo mondo, perché costano poco le schifezze. Io non ho bisogno di schifezze, ho bisogno di cibo, voglio i miei pomodori. Altra cosa sono i ristoranti, questa cosa non è perché costi meno, cioè non è che i ristoranti qua costano meno, l'unica cosa è che ci sono dei ristoranti variabili, ci sono un sacco di fast food, ci sono un sacco di take away, ci sono un sacco di negozi asiatici, di take away tipo cucina asiatica, eccetera eccetera, ci sono tanti ristoranti, insomma c'è la variazione, che è una cosa che apprezzo molto del Canada rispetto all'Italia, che magari ci so quello, cioè ci sono la pizza e basta, ecco. Sto scherzando, prima che qualcuno si offenda, sto scherzando. Quindi c'è una variazione enorme di ristoranti, l'unica cosa che giustamente comunque rispetto all'Italia costano. Non costano così tanto però, l'unica cosa che costa qua, il problema è che tu c'hai un prezzo, poi però ci devi aggiungere le tasse e poi ci devi aggiungere la mancia. Quindi giustamente quando tu vai a mangiare fuori ti passa la voglia. Perché ogni volta pensi, sì, vabbè, adesso compro una pizza da 10 dollari, poi ci devo aggiungere $1,50 di tasse, poi ci devo aggiungere un altro $1,50, $2 di mancia, si fanno $15, poi se bevo la Coca-Cola mi costa 17, insomma esci fuori, spendi $20 e non hai mangiato niente. L'unica cosa positiva è che l'acqua è gratis, quindi se avete sete e non volete bere qualcos'altro, l'acqua non la pagate. Bene, io mi fermo qua, magari questa lista la continuerò, farò degli altri video, giusto per non fare i video troppo lunghi. Se avete domande inerenti a questo argomento, fatemelo sapere, o magari tipo ditemi quanto costa questo, quanto quest'altro, così magari nel prossimo video posso metterlo. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!